Vai pure dentro a vedere che vedi meglio. Ho caricato anch'io delle sfonde una volta. Vedi che c'è il profilattico lì. Profilattico. Allora, questi sono i palloni. È omaggio questo? No. A giugno. Siccome paghiamo noi, no? Non ci danno omaggio. Beh, il ragionamento è giusto però. Visto che paghiamo. Poi cosa te ne fai? Questa ditta qui si fa ricca con queste cose qui. Ma la Valisana è quella che produce anche... Quanto pesa? 300. 350 grammi. È gomma naturale? Gomma naturale? Adesso hai detto così. Gomma naturale. Queste sono le batterie che usavamo una volta. 24 volte per circa 3 ore, una volta che le bagni. Guardiamo se c'erano delle sonde vecchie, però che non sono funzionate, però mi sa che... Enza vorrebbe il pallone. L'hai già portato via. C'erano quelli rossi che... Sì, perché vorrei far star su, ma se poi va solo con l'elio, qui non capisco. Sì. Perché abbiamo quella bella di allora, olio, bellina. Qui c'è il mio software che mi permette di fare il caricamento. Adesso lo lanciamo. Prima di lanciare il caricamento guardo quanto tempo ho, perché... Adesso non la passo. Password non quadratela, via. No, no, tanto sono da qua dentro. Te la ricordi? Le 12:10? 12:10, vediamo cosa dice. Eccolo qua. Allora, mi dice che fra 33 minuti, fra 33 minuti no, aspetta. A 40 minuti lancia e fra 19 minuti comincia a preparare il sondaggio. Quindi direi che caricare una sonda è un po' rischio. Quindi lui ne ha, sono tutte le sonde. Però ve lo faccio vedere che c'è tempo per farne una, dai. Vai. Queste sono le sonde, non è caffè. Ah, eccola. Queste sono le ultime dell'ultima generazione, che sono GPS e calcolano il vento, sia con la capsula, col sensore anemometrico, sono le S41 SGP, no SG. SGP c'ha anche la capsula barometrica. Oltre a calcolare la pressione con la capsula barometrica, la calcola anche col GPS, la pressione atmosferica col geopotenziale. Questo è il rocchetto, va attaccata la sonda. Potete venire dentro perché ecco. Di solito mettiamo un'etichetta che adesso le ho finite. Ah, ecco perché sono senza etichetta. Le abbiamo finite e dobbiamo mandare a stampare. Tanto lui ma mi sta l'aveva detto subito ieri. Ah, e sono senza etichetta. L'abbiamo finita. Dov'è il pallone? Il pallone. Ci ha provato, Insta. No, questo qui l'anemometro sonico rotto. Guarda un po' che cazzo di strumento. Questa qui la valvolina. Mettiamo nel pallone. Paolo, sei giusta? Peccato. Guarda qua quanti fili che ha. Va tutto tarato, è impossibile riaggiustarlo. Ha detto anche il tecnico Maggiola. Sì, ma questo sì, appunto. E lui aveva interesse a vendere uno. No, perché ne avevamo un altro a palette da mettere su, però abbiamo deciso poi. Tieni. Io? Vuoi vedere? Chi è che vuole guardare l'anemometro? Quindi adesso lui mi sta ruotando per portarmi il carrello numero 3 vuoto. Ecco. Davanti al portello, in modo che io lo carico. Ho capito. La saldatrice lì. Buona nuovo. Qua. Ci mettiamo a caricare. Prima che... Quindi la sonda è già pronta. Sono nuovo. Qui ce l'ho tutta da recuperare. Di questo sistema è un controllo remoto per sapere. Ha anche un controllo remoto, sì. Terrà d'allarme, così vedi. Vedo eventuali avarie o allarmi, vedo come è andato il sondaggio, posso seguire il sondaggio col software da remoto e vedere proprio il profilo. Praticamente noi a Bologna abbiamo
installato su un PC remoto l'MV41, che è un altro software che vi permette. Posso dire una cosa anch'io? C'è picchia. L'inquinamento di tutte queste sonde l'avete considerato? È una forma di inquinamento, sì. Allora fate tanta borsa per un sacchetto del pattume. Però questo qui non è polistirolo. Ah, non è polistirolo. È paper form, chiamata schiuma di carta. Le pile. Questa qui, guardi. E le pile? C'è una piccola. Le pile non usiamo più quelle lì, ma usiamo delle piccole. L'unica cosa che inquina qui è il metallo della schedina e la piccola pila litio che c'è dentro. E la plastica del rocchetto. Per fortuna che c'è qualche che va a prenderle su così un po'. È vero, è vero. Ecco qua, pronto. Un premio. Mi sfila il carrello. Ecco, sfilate il carrello. Vieni qua. Si mette la sonda. Questo è il compressore perché tutta la movimentazione è pneumatica. Sono dei cilindri pneumatici. Faccio scorrere un po' di filo per dare un po' di. Mette il pallone, metto qua, quando poi viene scelto questo carrello si sfila automaticamente con un pistone dall'altra parte del cilindro di gonfiaggio e c'è un cilindro che si infila qua sotto per gonfiare il pallone e quando è ora il pallone è gonfio, siccome c'è la valvolina che è questa qui che se non ritorno, non ritorno. Si sfila il pistone di gonfiaggio e quando è ora che arriva l'orario giusto c'è un altro pistone che picchia qui contro e molla il pallone che gonfia. È importante avere le unghie tagliate e si stende sul carrello come si deve. Ti hanno fatto un corso in Svezia. Yeah. Avrai fatto un corso per questa macchina. Ho visto tutti gli aggiornamenti, c'erano dei carrelli diversi. Allora, adesso lui tira giù, c'è questa attivazione tramite piastra wireless della radiosonda, quindi per un attimo lui accende la radiosonda, lo vedete perché? Si accende, ecco, vedete che lampeggia. Sì. Adesso la radiosonda è accesa e lui fa il primo check della radiosonda per sapere se è buona. Esatto. Quindi controlla i valori, se sono dentro di range. No, sotto. NFC. Sì, l'attiva. Poi ha visto che è buona, se dice che è buona, dice a posto. E io invece gli clicco exit loading sperando. Adesso aspetta che mi riapra il carrello e dopo dico. Però che mi faccia uscire, ho sempre dato la piena, però adesso non è il tempo. Vediamo un po'. Ecco. Adesso faccio exit. Dai. Ma questa qui, Exit. E lui adesso chiude di nuovo la finestrina. Una giostra con 24 carrelli, 24 sonde, 24 palloni, 24 valvole. 12 giorni. 12 giorni. Ogni 12 giorni bisogna venire qua a fare questo. Se non vengo io, ma... Viene la signora. Viene la signora, che lei ha la sede di lavoro a Bologna, anche lei, ma se avete andato a Molinella, fa la missione qua, viene da casa, a presto. Ok, quindi adesso fra 12 minuti lui comincia a scegliere la sonda che aveva programmato, che di solito il software è predisposto per scegliere la sonda che è stata caricata più vecchia. Quindi va a vedere sul carrello dove è la sonda, gira solo in un senso la giostra, quindi si fa ta 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 ta. Ho capito. La porta qui dove fa il controllo, perché di là non c'è il controllo, e poi gira ancora e la riporta là di là dall'altra parte. Farà la scansione per vedere la frequenza. Fa la scansione per vedere la frequenza, esatto. Ma tutte le... gli eventi che succedono prima del lancio sono qui, guarda. Ah, sono registrati. Guarda, ma non c'è quella che diceva la sonda. Era partenza della preparazione del sondaggio, ok? Sì. Comincia a accendere i macchinari, che sono questi qua, questa del Sister Vai. Poi guarda le condizioni della stazione fuori, quello che dicono, ok? Il vento, tutto, esatto.
scegli il carrello e il volume del gas che va messo lì dentro. Ah, quindi lo quantifico? C'è un fulsimetro sopra. C'è un riduttore di pressione che dai 220 atmosfere del pacco lo fanno scendere, lo riducono a 7 atmosfere, 5 atmosfere. Poi a 5 atmosfere il fulsometro misura il flusso e la durata per avere quel quantitativo di gas dentro il pallone. Quella scatolina proprio qua sopra, la diventata, dove c'è il fulsimetro e dove c'è lo scambio tra i due pacchi. Quando lo dice il pacco, lui lo sente che è vuoto e scambia lì. È un misuratore di peso o un flussimetro? Un flussimetro. Allora è magnetico. In base alla temperatura può variare. Da estate a inverno c'è una leggera differenza di quantitativo di gas che ne cambiamo. Comunque praticamente è un cilindro che magneticamente viene dentro l'altro cilindro dove passa il gas e quindi rimane solo il gas. Quindi prepara scegli il carrello. Setta la sonda, setta la frequenza 404.6 di solito, sì. Poi guarda i sensori della sonda se sono ok, fa un check dei sensori della sonda, quindi sensori di umidità, temperatura e pressione. È chiamato ricondizionamento, nel senso che qui dentro ci sono dei sensori di temperatura e dei sensori di pressione anche qui dentro, quindi fa il confronto. Se è necessario correggere, fa una piccola correzione. Se non ce la fa, la scarta. Ma la scarta prima, me la scarta all'inizio quando l'ho caricata, è difficile che me la scarta anche dopo, se avesse successo chissà che cosa. Comunque lui lo stesso lo rifà il controllo per sicurezza. E poi muove il carrello dalla parte del lancio e comincia a gonfiare il pallone. 170 e 160 sono i due pacchi di gas, questo è il flusso di gas, 235 litri al minuto, e lui lo fa passare finché non ottiene quel quantitativo di gas. Quindi c'è anche un riduttore di pressione. C'è un riduttore di pressione. No, però per dire 170 è la pressione, no? No, 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 170 è un nome, è una numerazione in codice per dire che la linea 170 o la linea 160 per identificare il pacco A o pacco B. Non ho niente che vedere. Darà l'allarme quando scende sotto. Quando il flusso è sotto.